Amici retro gamers, benvenuti a questo appuntamento con i videogiochi del passato. Oggi farò scendere la lacrimuccia ai nostalgici, alle persone un po' più attempate, perché oggi metterò le mani su Circus Charlie. Il gioco è niente di più semplice, sono 6 livelli, ragazzi. 6 livelli. Cominciamo dal primo, che è il salto nel cerchio di fuoco in groppa a un leone. Praticamente il punteggio. Porca puttana, dritto nel fuoco son nato! Affanculo! Il punteggio è in base al tempo che ci mettiamo e ai bonus che raccoglieremo durante il tragitto. Oh, che liscio! In Italia 5 persone hanno ottenuto il punteggio massimo di 990.000 punti. Pensate, pensate. Noi naturalmente non saremo tra quelle e giocheremo quanto più. Porca puttana, che liscio! Quanto più possibile, insomma, in maniera molto, molto scialla, molto tranquilla, anche perché di certo non sono in grado di mettere un punteggio da record. Ok, attenzione, il livello delle scimmie sembra super regalato! Mamma mia, stavo parlando. Porca troia, che coglione! Ho speso tutte e due le vite, tra l'altro. Vabbè. Ok, e saliamo sulla pedana e portiamo a casa il secondo livello. Il salto su delle scimmie. Il salto sulle scimmie, il salto delle scimmie sul filo. Questo non me lo ricordo. Porca troia, sono uscito fuori dal circo. Allora, qua bisogna. Porca puttana ladra, bisogna andare avanti, ma stando attenti a quello stronzo dello sputafuoco e del mago. Qua, no, del mago, del giocoliere che lancia i coltelli. Voglio il bonus. Ok. Mamma mia, che liscio. Maledetto sputafuoco. Vabbè, questo una volta capito è regalata, insomma. Cioè, posso permettermi addirittura così, di giocare all'ingiustezza. E vado. Porca puttana, e vado in bocca al coltello, cazzo. Che non fa bene il coltello in bocca, eh? Allora, tanto eccolo là. Volevo prendere bonus, ma meglio di no. Meglio di no. Quello è il terzo livello e questo è il quarto. Saliamo sulle palle. E voilà! Tempismo perfetto. Allora, saltiamo. Andiamo indietro un po' avanti, indietro un po' avanti. Sì. Sì, sono tornato prima dello start praticamente, vabbè. Ah, qua me ne salto due. No, no. Salto due qua. No. Vabbè. Sto tornando indietro praticamente allo start, eh. Vabbè. Ok, così. Scusa, ma se salto. Ah, cazzo, si ferma, è vero. Giustamente. Pure un po' di fisica, non è che è sbagliata. Saltiamo ste palle, maledette. No, là non ce n'è un'altra. Madonna, quanto dura sto livello, ogni volta devi andare indietro. Ah, finalmente. Santo Dio. Ma quanto è bello sto gioco, raga. Ma quanto è spettacolare, santo Dio. Mamma, e pure le musichette. Mi ricordo in sala giochi da bambino. Che spettacolo. Sì, ma sto tornando allo start. Porca troia, sto tornando allo start. E sto fisso ai 20 metri. Niente. Via, sono entrato nel loop. Ah, cazzo. No, ho sprecato l'occasione. Ce n'erano due. Dai che forse l'ho sfangata. Dai che forse l'ho sfangata. L'ho sfangata. L'ho sfangata. L'ho sfangata. Ok. Punteggio migragnoso. Questo qualche spiccio. Oh, Gesù mio, questo mi ricordo perché era il livello più difficile in assoluto. Ecco fatto, prima testata. Qua bisogna salire, seconda testata.
praticamente qua bisogna salire su queste piattaforme, rimbalzare per poi atterrare sul cavallo. Penso che si è capito, lo dovrò capire io. Sì, fondamentalmente, quindi io mi vedrò svantaggiato perché non ho riflessi. Oh, cazzo e mezzo, porca puttana, me l'ho visto. Mi ero visto che stavo andando in mezzo, vabbè. Oh. Sfangata. No, un'altra volta, che palle. Che palle. Attenzione, qua si può modificare la velocità. Buono, 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 buono. Premendo indietro o in avanti ci sarà la possibilità. Ti dà la possibilità, porca puttana, ti dà la possibilità di modificare la velocità. Quindi bene o male ce la possiamo giostrare in un altro modo. Regà, scialla, super scialla. Cioè, qua la faccio mia. Sono 8 ore che sto a fa sto pezzo, quindi ho scoperto tutti i segreti del caso. Tutti i segreti del caso ho scoperto. Vedete? Prima a 120 morivo. Piano, adesso accelero. Piano. Piano, adesso accelero. Piano. Adesso accelero! Piano, piano! No, ho accelerato troppo, cazzo! Vabbè. C'ho una vita. Due in teoria. Ok, 30 metri. 20 metri. Accelero! 10. Oddio, stavo cadendo, però grande! Grande, sono riuscito a portare a casa sto livello infame. Perché? Perché, bene o male, bisogna oscillare... aumentando la forza dell'oscillazione, sinistra, premendo sinistra e destra, no? A tempo, perché se no... se dico a tempo, cazzo, è a tempo! Cioè, perché ho premuto così? Vabbè. E cadere al momento... e premere il pulsante al momento giusto! Che non è questo. Ok. Forse è questo? Grande! Forse è questo? Non me la sono sentita. Non me la sono sentita calda. Sì, qua sto facendo 8000 giri. Buono. Buono. Terzo, non c'ho manco più vite. Ottimo. No! Che salto nel vuoto! Allora, continuiamo. Vai avanti e indietro, avanti, 8 ore che sto sullo stesso punto, sto allo start praticamente, tanto qua il tempo va via, altro che record dei 990.000, 990 punti, una cosa del genere, anzi 999.990 punti. E come cazzo fai? Vabbè. Sì, come fai? Magari ecco, se non sei leso come me, sono 8 ore che sto là, sto più arrogito di sto circo. Vabbè. Ah, a posto, ce l'ho fatta. Santo Dio, che pena. Poi giocherò pure a giochi ai quali sono bravo, eh. Va bene così. Vabbè, mancano 50 metri, sto a metà dell'opera. Attenzione, doppio! Grande. Grande, preso al volo! Forse pure qua potevo rischiarla, però vabbè. Meglio agire con calma. Forse sto giro? Ma manco per cazzo. Eccolo. C'è una miseria, ma si sposta sempre all'ultimo. Oh, a posto. Buono, 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 buono. 20 metri. Grande. No, là mi mancava la forza. Là ero sicuro che andavo per terra. Tra l'altro, cioè, che sconsideratezza. Cioè, un circo che c'ha le protezioni. Cioè, io mi sto a lanciare qua così nel vuoto. Altro che la 626 qua, legge sulla sicurezza. Grande. Piano piano, piano piano, ragazzi, so... quella è la piattaforma della fine. Quella è la piattaforma della fine
e io sono caduto come uno stronzo. Tra l'altro, perché c'è una donnina lassù? Quella se la sgobbamo, eh. Cioè, te lo dico subito, come atterro la madre, devo sgobbare. Oh, grande! All'ultimo! All'ultimo! Ci riproviamo, però. Ci riproviamo. Oh, grande! Piano piano, piano piano, piano piano! Grande. Mezzo giappo, no? Attenzione! Che è la tecnica di Naruto, quello che si sdoppia, oh! La tecnica ninja. Questo era Circus Charlie, ragazzi. È sempre un piacere giocare alle vecchie perle del passato con voi, per voi. Al prossimo appuntamento. Bella a tutti!